Abbiamo con noi in questa diretta sui risultati elettorali delle regionali anche il Vescovo, l'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia. A lui chiediamo quali sono le necessità della comunità torinese, della comunità piemontese che avranno necessariamente interesse non soltanto per la società civile ma anche per la società religiosa. In particolare vediamo quali sono i temi su cui ci confronteremo nei prossimi anni. Certamente uno dei temi fondamentali che riguardano le persone, riguardano le famiglie, riguardano la società, sia sotto il profilo sociale, ma anche sotto il profilo etico, sotto il profilo direi interiore delle persone stesse, è il lavoro. Il lavoro è la prima emergenza nel nostro territorio, perché senza lavoro non c'è dignità della persona. C'è lo scoraggiamento che penetra, la depressione, le difficoltà delle famiglie che si rovesciano poi nei rapporti anche delle relazioni reciproche, quindi ne va veramente di mezzo anche quella che è la pace familiare. Tante situazioni di questo genere con cui abbiamo a che fare ogni giorno attraverso anche la nostra pastorale del lavoro, la Caritas, i centri di accompagnamento e di sostegno per trovarlo il lavoro, soprattutto per le giovani generazioni che si trovano in gravissime difficoltà, perché sappiamo che la percentuale è molto alta, più del 40% dei giovani non trova lavoro, oppure stenta a trovarlo in maniera un po' permanente, sembra un po' stagionale. Un giovane mi diceva, quando io vedo i giornali, che sono preoccupati, la stampa, insomma, di quello che è lo spread che va su e giù, insomma, no? Penso al fatto che più, ecco, l'economia e la finanza va in crisi, tutti ci si preoccupa. Il capitale umano, che sono le persone, che sono i giovani, in questo caso io mi sento praticamente svalutato, pienamente svalutato, però su questo non c'è, ecco, se non delle parole, sì, che poi di fatto non si traducono anche in reali, ecco, occupazioni di cui c'è bisogno. Quindi questo è certamente il primo, ecco, aspetto su cui bisognerà molto insistere e su cui credo bisogna trovare anche delle sinergie. Noi abbiamo attivato l'Agorà del Sociale, che è un'iniziativa che vuole unire insieme un po' tutte le forze, sia ecclesiali, sia laiche, sia civili, insomma, del nostro territorio, in tutti gli ambiti, no? Per vedere come affrontare questa tematica, non solo questa, anche altri aspetti che riguardano la vita sociale, come appunto il welfare, come appunto la formazione, l'educazione, ecco, e la qualità, ecco, anche della formazione e lavoro, no? E abbiamo trovato una buona risposta, stiamo continuando questo cammino, soprattutto per superare, ecco, l'idea che bisogna reagire e impostare bene una risposta all'emergenza. E questo è vero, perché quando la gente si trova in difficoltà bisogna dare una risposta all'emergenza, ma non è sufficiente, ci vuole una strategia per il futuro, bisogna, ecco, immaginare e, ecco, diciamo, costruire e programmare un nuovo sistema di sviluppo, perché qui non è una crisi passeggera, è una crisi di sistema che ha impostato tutto magari sull'avere, sui soldi, ecco, il possesso, che ha lasciato tante fasce della popolazione un po' a sé stante, i poveri, gli emarginati, gli immigrati, ecco, le donne, che so io, i giovani, cioè tutta una parte della popolazione che si trova oggi in grossissima difficoltà, no? E quindi questo camminare insieme, questa strategia comune in cui, ecco, coloro che operano, non so, nell'ambito della formazione, tipo le nostre università, anche il Politecnico, che è l'università, che sono anche eccellenti, hanno veramente, ecco, anche in Italia e nel mondo una considerazione, insieme alle imprese, insieme al mondo del lavoro in generale, insieme al welfare, devono veramente trovarsi, devono incontrarsi, devono non marciare ognuno per proprio conto, fare squadra, come si dice, no? Ecco, parlando di welfare, naturalmente c'è anche tutto il problema degli immigrati, degli stranieri che vengono a vivere e a studiare qui. Che fare per questo gruppo di persone? Noi abbiamo un grosso impegno anche come Chiesa sotto questo profilo, distinguendo anche tra immigrati e rifugiati, perché abbiamo anche tanti rifugiati che si trovano nelle condizioni più difficili ancora che gli immigrati.
migrati o bene o male a volte un piccolo lavoro lo possono trovare, spesso i rifugiati sono accolti ma sono lasciati lì, ecco, in un limbo che non ha sbocco, sembra non avere sbocco. C'è tutto un impegno da parte della Caritas, di Migrantes e di tante, ecco, nostre associazioni, in realtà anche ecclesiali, ma c'è un impegno anche dal punto di vista civile, direi, delle autorità e tutti, si cerca di dare una risposta. Io credo che la risposta può venire solo dal fatto di considerare queste persone alla stregua dei nostri cittadini, dei nostri concittadini. È vero che vengono da paesi diversi, però sono persone umane che sfuggono dalla morte, dalla miseria, dalla violenza e si trovano in un paese che io credo abbia possibilità concrete di offrire loro un futuro. È vero che siamo in crisi e siamo in difficoltà, però non possiamo fare la lotta o la guerra tra poveri, insomma, no? Bisogna, ecco, considerarli, quindi, e direi anche considerarli una risorsa, perché sappiamo che tanti lavori che fanno loro non li fanno gli italiani, non li faranno più perché ormai è subentrata una cultura diversa, ecco, da quella che era una volta, no? Che ci si adattava, diciamo, a qualsiasi lavoro. Adesso a volte, ecco, molti non lo fanno, certo, ma quindi loro li fanno, ecco, se ci danno una mano e ci danno, ecco, veramente un sostegno. Penso a quanti anziani hanno la badante che non è italiana, insomma, no? Quindi affidiamo loro i nostri anziani, affidiamo loro, ecco, un tesoro così prezioso e poi dopo magari ci lamentiamo, diciamo ci tolgono il lavoro. Non è vero, sono appunto buttati che non hanno senso. Bisogna veramente, ecco, fare in modo che anche loro siano inseriti dentro un sistema che dia loro possibilità di offrire un contributo per la nostra società, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista sociale, perché hanno una ricchezza in se stessi che, a mio avviso, messa a disposizione anche del nostro paese, può produrre frutto e un domani migliore per tutti. Grazie, grazie molto.